Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale Gallo e Pesca. Domani ho intenzione finalmente di fare una sessione in un lago in montagna e quindi ho deciso, come promesso, di portarvi uno dei miei mix. Questo è un mix che uso solitamente nella stagione primaverile e autunnale, ma che si può adattare anche nella stagione estiva. Bisogna sempre valutare la presenza del pesce di disturbo perché attira parecchio in Italia. Però è un mix abbastanza rapido e molto attrattivo. Questo mix sono solito usarlo, lanciarlo sullo spot direttamente con lo spomb, oppure faccio le classiche palle da lanciare a mano con la pala. Ora, partiamo con gli ingredienti. Il primo è una farina da feeder, già fatta, acquistata in un negozio di pesca, con base al krill. Poi abbiamo del pellet diametro 5 e del pellet bello grande, sarà circa un diametro 20. Successivamente abbiamo delle boilies da pasturazione, quindi a basso costo, giusto per far volume, del liquid food al krill e del mais dolce. In più, uno degli ingredienti con una percentuale maggiore nel mix, cioè il fioccato. Allora, come dose io vado molto a sensazione. Cerco sempre di adeguare il mix in base a un risultato visivo che mi può soddisfare. Quindi non c'è una regola precisa. Sono solito fare una porzione un po' più abbondante che mal che vada congelo poi per la sessione successiva nel caso in cui l'avanzasse. Torniamo a noi. Ecco qui il pellet, successivamente andrò a metterci all'interno due barattoli di mais dolce acquistati in un supermercato, quelli che costano di meno. Fioccato, all'incirca ci sono 6 manciate. Andrò ad aprire e inserire tutto al suo interno. Uno, e andiamo anche col secondo. E due. Poi andrò ad aggiungere del pellet, anche qui andrò a occhio. Io direi che così può andare bene. Ci butto anche una manciata, due del pellet un po' più grande, così in caso di pesce di disturbo gli risulterà un po' più complicato mangiarlo. Ne butto qua circa due manciate. Poi continuo con le boilies da pasturazione. Se volete si possono anche spezzettare, io eventualmente ho portato questo per ridurle in piccoli pezzi, anche lì per fare volume, per fare un bel tappeto, ma comunque un paio di manciate intere le metto sempre. Ed ecco, il resto le sbriciolerò e le metterò al suo interno. Poi passiamo alla farina e lo mettiamo al suo interno, anche questa occhio, sensazione. Io nel mio caso ne ho poco, quindi la finirò. Ed ecco fatto. Andrò a dargli un bel giro ora per miscelare bene o male tutti gli ingredienti. E ora continuiamo con il liquid food, agitiamolo prima dell'uso perché non usandolo tutti i giorni si può sempre depositare del concentrato sul fondo. E anche qui mi baserò più o meno a occhio in base alla quantità del mix. Mischiamo bene così sia il fioccato che le farine lo assorbiranno per bene.
poi, come detto prima, andrò ad aggiungerci qualche boilers da sbriciolare all'interno. E ora vi farò vedere come si mostra il mix dopo aver inserito all'interno tutti gli ingredienti. Da qui in avanti mancherà solo più l'acqua per inumidire ulteriormente il mix e fare delle belle palle compatte nel caso doveste lanciarle. Però in quel caso si userà l'acqua dello spot stesso, perché altrimenti l'acqua del lavandino contiene del cloro e potrebbe insospettire o infastidire comunque i pesci. È sempre meglio usare l'acqua dello spot. Rimane umido, volendo tende già a legare, ovvio che il fioccato chiede ancora acqua, però si riesce già a compattare. Ora farò una piccola pallina, ma è giusto per farvi vedere come si comporterà appena entrata in acqua. Ed eccomi ragazzi, ho preso un po' di mix e vi farò vedere come si comporta. Ho già provato a fare una palla un po' più compatta e sta bene sul fondo. Nel caso decidesse di farla un po' meno compatta, guardate che bella nuvola che sta facendo. In più si adagerà lentamente sul fondo e farà una bella colonna d'acqua. Questo è l'ideale in caso ci siano dei pesci non sul fondo, staccati. A volte lanciarli una palla di fioccato un po' meno compatta o comunque riuscire a calare eventualmente col barchino fa sì che si disperdano molte più particelle nella colonna d'acqua, e se il pesce si trova appunto a mezz'acqua in superficie viene attirato a mangiare sul fondo dove troverà i nostri inneschi. Ed ecco qui il mio mix, zero segreti, tutti gli ingredienti sono stati elencati e inseriti all'interno del mix che vi ho fatto vedere. Detto questo, come al solito io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel like e di attivare la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati sulle mie prossime uscite. Ciao ragazzi, al prossimo video!